Paolo, grazie di essere nostro ospite. Siamo arrivati all'ultimo degli incontri letterari di questo Torror 2012. Siamo molto felici. Suturiamo il festival. Esatto, suturiamo il festival. Ottimo suggerimento. Lo useremo sicuramente per i prossimi. Chiudiamo con un... abbiamo aperto con un libro in qualche maniera millenaristico, come 365 racconti sulla fine del mondo, e chiudiamo con un altro romanzo in cui la fine del mondo, che è poi il tema di questo Torror 2012, in qualche modo c'entra. Ecco, ci puoi dire in quale maniera Chirufenia è un po' impregnato di fine del mondo? Perché è la storia, è una sorta di labirinto giallo in un corridoio di sangue, e per arrivare a fermare o a salvare un particolare personaggio che ha una grandissima valenza teologica sia per i protagonisti sia per gli antagonisti. E quindi non sappiamo bene come finirà l'avventura in realtà. Io amo definire questo romanzo una storia d'amore a rovescio, cioè non so se vi ricordate la scimmia della mosca di Cronenberg, no? La scimmia rovesciata. Allora, sì.